According to the Quran, God says women have to cover their breasts and the genital organ like a bikini, and with the bikini you can even pray. Non c'è scritto da nessuna parte che le donne debbano indossare il velo. Se vogliono, possono pregare anche in bikini. È un Islam diverso da quello che siamo abituati a conoscere, l'Islam del predicatore turco Adnan Oktar. Nome d'arte Harun Yahya, i suoi libri sul creazionismo islamico sono stati tradotti in decine di lingue e il suo show televisivo dove parla di Allah accompagnato da donne che ballano in abiti succinti è seguito ogni giorno da oltre 500.000 di turchi. Vicino al presidente Erdogan, la sua battaglia contro l'evoluzionismo ha convinto il governo turco a rimuovere l'insegnamento delle teorie di Darwin dalle scuole e sarebbe merito suo anche la recente svolta moderata in Arabia Saudita. Per conoscere la filosofia del gruppo abbiamo incontrato a Roma il suo portavoce, il dottor Oktar Babuna. Adnan Oktar rappresenta per il mondo intero una diversa faccia dell'Islam, quella del Corano. Nel Corano viene insegnata la compassione, la misericordia, ma anche l'amore verso i cristiani, gli ebrei e coloro che non credono. Proprio grazie ad Adnan Oktar ci sono stati alcuni cambiamenti nel mondo musulmano. Ad esempio, di recente, in Arabia Saudita, il principe Bin Salman ha dichiarato che inizierà a promuovere l'Islam moderato e questo è stato un evento importantissimo. Ci sono stati dei cambiamenti anche in Iran e in Turchia, dove Oktar per tanti anni ha predicato l'Islam in base a quello che c'è scritto nel Corano. Anche il presidente Erdogan è d'accordo con la nostra visione e per la prima volta lui stesso ha dichiarato di non essere né sunnita né sciita, ma un semplice seguace del Corano. Questa è, in un certo senso, una rivoluzione, perché vuol dire che il presidente turco rifiuta tutti gli hadith che predicano la violenza e l'oppressione nei confronti delle donne. Fabricated hadith full of violence about oppressing women. Di donne fra i seguaci di Oktar ce ne sono molte e secondo gli insegnamenti del predicatore sono libere di non indossare il velo. In Quran, women are free. Per il Corano le donne sono libere di truccarsi, tingersi i capelli, prendersi cura di loro stesse, possono indossare vestiti scollati, minigonne e tutto questo è consentito dalla religione islamica. Alcuni dicono che le donne devono coprirsi il volto. Non c'è scritto niente di tutto ciò nel Corano. Questi sono obblighi che derivano da hadith inventati e fatti propri da diverse sette dell'Islam. Alcuni dicono che bisogna coprirsi i capelli, altri dicono che bisogna coprire tutto il viso, compresi gli occhi e la bocca. Questo non è Islam. Allah nel Corano dice che le donne devono solo coprire il seno e gli organi genitali. Teoricamente, se una donna lo desidera, può pregare anche in bikini. Praticamente una sorta di femminismo islamico. Il femminismo è più che altro un'ideologia costruita dall'uomo, ma se prendiamo in considerazione quello che c'è scritto nel Corano, sì, non ci sono dubbi sul fatto che esista una parità tra uomini e donne. Women are equal with men. Il fondamentalismo, ci spiega il dottor Babuna, si può battere solo con l'educazione religiosa e il recupero della spiritualità. In Italia alcune chiese sono state trasformate in nightclub. Molte persone si sono allontanate dalla religione e questo è un problema per la società perché non si conosce più il senso della vita. Quello di cui c'è bisogno è un'educazione spirituale che rinforzi il legame delle persone con la religione per renderle sensibili verso ciò che accade nel mondo e spingerle ad amare il prossimo. Insomma, il futuro dell'Islam potrebbe essere molto diverso da come ce lo immaginiamo.